Ciao ragazzi! Molto meglio. Ciao ragazzi! Benvenuti in questa nuova live di Kingslave Corporation. Come va la vita, belli? Allora, che faremo oggi? È ovvio, giocheremo a Spider-Man Miles Morales mentre parliamo un po' dei Game Awards. Cambiamo. No, non è vero perché devo mettere ancora la password. Connessione ancora, vai. Password messa. Ok, ragazzi, ma tra poco la metto, non mi preoccupare. Vi preoccupate, ora metto la schermata. Va bene così? Tanto lo so come va a finire, che laggerà di nuovo la cam. E la devo resettare un'altra volta. Lo so. Abbiamo. Sono andato un po' avanti da solo. Ho sbloccato i costumi. Bla bla bla. E il resto. Ah, ragazzi, domani sarà una lunga giornata. Per il semplice fatto che... Scusate, muto un attimo perché così mi sentite solo a me un attimo. Domani, ripeto, come si organizzerà la giornata. Domani alle ore 10 in live su Twitch, come al solito. Poi ci connetteremo in live all'1:30 di notte, ok? Dopodiché il Game Awards sarà dalle 2 fino alle 5 del mattino. E noi finiamo verso le 5:30, 6. Domani è un gran giorno. A posto, ragazzi.
Domani sarà una giornata spettacolare. Oggi piove, purtroppo piove, piove, piove. È la Madonnina, quindi tanto si poteva stare tutti a casa oggi. Vai, continua. Settemila anni dopo. Passa un po'. Sì, ho messo il costume animato pure con le cose dell'animazione. Guardate che figo, eh. Si muove scattoso come nel film. Però, sinceramente, mi sta sul cazzo sta cosa. Che metto? Meglio questo, vai. Tra l'altro c'è qualcosa. Vabbè, c'è le cose dell'underground, però. Sto andando un po' avanti, sì. Non laggare. Connessione una minchia. Aspetta che c'è un po' di connessione assente. Vabbè, piove, quindi. Oh. Allora, qual è il problema? Ehi. Oh, non capisco. Cioè, pure c'è abbastanza internet. Ah no, ho sprecato. Shit. Spider-Man, un eroe sotto l'albero. O qualcosa di meno banale. Niente, tutto stia bene. C'è un coso da Roxxon. Potremmo farlo, però. Voglio seguire un po' la storia, sinceramente. Aspetta, posso. No, no, posso far più col costume, cazzarola. No, non possiamo saltare il filmato. È un po' complicato. Sei giovane, stressato e sei anche un supereroe. Ogni tanto devi staccare. Fai ancora musica? Non molto, da quando sono questo. Devi prenderti i tuoi spazi. È fondamentale.
Tieni. Un piccolo progetto che iniziai con tuo padre. Un mixtape. Avevamo anche scritto i testi. Perché non ne sapevo niente? Perché non è finito. Avevamo campionato i suoni delle strade per riprodurre il ritmo della città. Ma teneva tutto tuo padre. E quando alla fine litigammo... lo puoi finire tu. E ti aiuterà a distrarti. Già. Sì. Ok. Che faccio? Caricala. Ti faccio vedere. No, sentite, cambiamo costume perché è proprio una roba inguardabile. Allora, ne ho sbloccato moltissimi in realtà, però l'unico che mi piace è questo, raga. Ho impostato degli ologrammi. Scansiona la fonte. Ok, non pensare a Finn. Libera la mente e concentrati sui suoni. Scansiona gli ologrammi per sbloccare i file sulla chiavetta che ti ho dato. Ti aiuteranno a localizzare gli audio. Ora cerca l'originale e raccogli un campione senza interferenze. Allontanati, i livelli sono troppo alti. Livelli perfetti, ci siamo. Ma non è lui. Continua a cercare. Bel suono, ma è smorzato. Cerca la fonte diretta, senza ostacoli. Prova ad avvicinarti di più. È quello. Oh. È quello, sì. Grandissimo. Sì, è perfetto. Totale. Non ora. Ehi, che te ne pare? Eh sì, ha un suono particolare. Visto? Te l'ho detto che avevamo del talento. E avevi ragione sul distrarre la mente. Ora so cosa fare con Finn. Devo incontrarla e farle abbandonare i suoi piani. Di persona? Dove? Trinity Church, domani sera. Perché ti interessa? Che hai mezza città che ti sta dando la caccia. Non devi proteggermi. Sono molto bravo a fare gli ASMR. Sai. Hai detto di non aver completato questa traccia perché tu e papà avevate tagliato i ponti. Che cosa è successo tra di voi? Beh, ecco, ti devi fare i cazzi tuoi. Scherzo. Diversi. Senti, tu registra i campioni e io ti racconterò tutto. Promesso. Ok, grazie. Ma fammi la chiappa. E le palle. È normale? È un po' sporco qui. Trinity Church. Ricorda, Tinkerer è tua. Ma lascia stare il ragazzo. Sì, mi serviva. Ero distrutto. Ok, è ora di chiamare Finn. Devo solo prepararmi. Mamma! Yankee? C'è nessuno? Sono solo in casa. Mi fa strano pensare a mamma da bambina. Mamma è lanciatissima. Non può perdere. A chi piacciono gli ometri? A tutti, ovvio. Cavolo. Certo che questa TV è vecchia come abuela.
Ma c'è la PlayStation 3, Miles, A4, che ne so. Ti vorrei qui con noi, Rick. Io e Finn abbiamo un disperato bisogno di consigli. Non lo so, Rick. Perché laghi? Io che cazzo ne so. Boh. La connessione ti va troppo bene, compà. Cinquemila punti esperienza. Livello 15. Allora, prima. Elicottero in avaria. Mi piace troppo questo costume col casco, raga. Troppo, troppo. Underground è servito. Passiamo al trasmettitore. Passiamo al trasmettitore. Ne manca uno. Stai bene, amico pilota? Ora siamo stabili, ma devo riprendere il controllo. Ok, ci penso io. Siamo. L'elicottero ora è a posto. Grazie, Spider-Man. Ora vattene di qui prima che arrivino i rinforzi. Non ti fermerò. Ok, è ora di chiamare Finn. Spero risponda. Ciao Finn, senti, devo parlarti di persona. Perché? Vuoi mentirmi ancora? Perché è la cosa giusta.
Ti prego. Ci vediamo alla Trinity Church. Promesso. Se provi a fregarmi, giuro che... Ok. Ci vediamo lì. Beh, se... Ogni notte da bambini, io e tuo padre ascoltavamo questo suono prima di dormire. Ha un buon ritmo, sai? Ok. Un suono ritmico che papà e zio Aaron ascoltavano quando erano piccoli. Il treno. C'è una linea della metro qui vicino. Meglio tornare indietro. Cerchiamo ancora. Sì, ci siamo. Probabilmente non lo sai, ma io e tuo padre siamo cresciuti più vicino prima di trasferirci a Brooklyn negli anni del liceo. Quando sento lo sferragliare delle ruote, lo stridore dei treni in strada, penso sempre alle nostre chiacchierate in serata. Parlavamo dei nostri sogni, del nostro futuro. Io volevo diventare un alieno, mentre tuo padre cambiava di continuo. Medico, pompiere, assistente sociale. Tutti lavori tesi ad aiutare gli altri. Già, tipico di papà. È possibile usare il teletrasporto veloce? Te prego. Oh sì. Backflip. Yeah. Questo in più sarebbe bello. Aspetta. Vai, potenzio. Three, two, one, zero. Ta. Hai scelto un bel modo per dirmi che sei Spider-Man. E se ti avessi ucciso? Sentire in colpa perché tu volevi uccidermi. Io voglio che la smetti di mentirmi. Ti ho preso nell'underground perché pensavo mi capissi. E ti capisco. Sento rumori, po'. So che è successo a Rick. Krieger la pagherà. Ma non così. Questo è l'unico modo che ho per sconfiggerlo. Per una volta non intervenire. Prego. Non posso. L'ho promesso. Anche io. Perché è proprio qui? Senti, posso saltare? No. Ci portò papà. Al concerto. Sette cori di sette paesi. Ricordi? A me piaceva il Ghana. Il Ghana non c'era, ti confondi con la Guinea. No, no, sono certo fosse il Ghana. Guinea, Belize, Polonia, Cuba. Corea del Sud, Thailandia, Venezuela. Hai ragione. Come sempre. Quasi sempre. Cosa? Ah!
ci ha sbattuti di violenza. Devo dire che sono un po' deluso. Krieger. Krieger. Tre tacche finalmente. Wow. Tutto bene. Potevano ucciderti. Accidenti. Sono un osso duro. Dobbiamo uscire da qui. Consegnato Rhino alla polizia. Pazzesco. Ormai non mi stupisce niente della Roxxon. Stai bene? Sì, voglio solo uscire di qui. Io disattivo le telecamere. Puoi controllare il computer? Trovato niente? L'uscita è qui, in questo ufficio. Ma dobbiamo riattivare i sistemi della base e dalla sala di controllo. Prima dobbiamo scappare dall'ala di sicurezza. Prova a scendere e vediamo cosa ci aspetta. Porta chiusa. Il Venom ha funzionato nella cella. Ciao. È aperta. Comincia a scendere. Sopra di te. Porta di sicurezza è l'unica uscita, ma devo disattivare l'allarme attraverso il sistema. Ok, io penso alle guardie. Le telecamere dell'ala sud sono spente. Probabilmente le ha spente Rhino. Voleva interrogare i prigionieri. Io ammetto che l'altro farebbe cantare anche Spike. Underground è su. Ce ne sono altri due. Come abbiamo fatto a trovare qui? È stato Rhino? No, Rhino è solo un agente esterno. Bravo, tu per di qua. Vai. E vai. 3, 2, 1, preso. Troppo bravo, lo so, lo so. Poi 3, 2, 0. RX-36, rapporto. Nessuna risposta, convergete sulla posizione. Sì, signore. Sei ancora di turno al plaza? Ti stanno dannando per inaugurarlo la prima. Vai. Non abbassate la guardia. Sicuro? Metto un codice. Trovate e fermate Spider-Man. Ok, pronti per un altro computer. C'era qualcosa. Finn, ascolta. Far saltare il plaza non è una buona idea. Neanche avvelenare la città con una fonte di energia instabile. Ok, ma ci sarà un altro modo per liberarci dalla Roxxon. Strategie richiedono compromessi, come mentire agli amici. 2, 1. Ma ne riparleremo. Sparate a vista, facciamola finita! Occhio, un rumore. 3, 2, 1. Ok, mando in corto i blocchi, ma devi attivare la modalità manuale da lì. Ci sono.
nota vocale di Krieger. Mi piaceva Rick Mason, sul serio, ma se hai il cuore tenero, questo posto non fa per te. Forse dovremmo apporre una targa alla sua memoria. O meglio ancora, dare il suo nome a una panchina. Sì, gli sarebbe piaciuto. Fatto una scoreggia. L'uomo dal cuore d'oro. Un'altra nota su Rhino. Rhino giura di volersi liberare di quell'armatura, ma diciamoci la verità. Quella è l'unica cosa che lo rende speciale. Potenziamolo. Se lo aiutiamo a schiacciare il ragnetto, magari la smetterà di chiedere di uscirne. Non fa altro che manipolare gli altri. Ah! La Roxxon ha rubato la tua roba. A quanto ne so, anche tu. A proposito, grazie mille. Sorry. Ci sono delle note sui collaboratori esterni. Ci serve un agente indipendente per sorvegliare Tinkerer e Spider. Black Cat, Tombstone. Black Cat e c'è lui. Prowler. E quel tizio in viola? Come si chiamava? Ecco, sì. Sì, lui sarebbe perfetto. Il tizio in viola. Dai, lo conosci. Non può essere. Sì, sì. È lui, è lui. Fatto, sono dentro. C'è una nota audio. Signore, la polizia chiede di Rhino. Cosa dobbiamo dire? Il nostro uomo al raft sta mettendo in piedi un programma di semilibertà. Ditegli che Rhino farà un lavoro socialmente utile. E l'hanno fatta franca, ma dai. La porta è sbloccata, ma devi forzarla. Contaci. Ok, sul serio. Perché Tinkerer? È un soprannome. Se non ti piace, questo l'ho capito. Ma Spider-Man mi permette di ricattare la signorina Mason. Del resto, li hai presi tu. Cioè voi. Mi spiego, tu li hai catturati, ma questo grazie alla tua soffiata. Quindi c'è chiaramente qualcosa che non torna. Hai accettato di lasciar stare il ragazzo? Zio Aaron. Il ragazzo. Scusa, ma mi piace come lo dici, è così. Ragazzi, 5 minuti e arrivo subito, ok? Mi metto in pausa. A tra poco. Eccomi tornato. Continuiamo. Libera Spider-Man e ti darò il Nuform. Informazioni sull'Underground. Quello che vuoi. Visto? Ricatto. Funziona sempre. Dai, Spider-Man. Ti piacciono i ricatti? So parecchie cose. Quanto è nocivo il Nuform? Ciò che hai fatto a Rick Mason. Se ti denuncio. Sì, ma non lo farai. Senti qua. Tu sei un ricercato. Con i crimini commessi assieme, finiresti nella cella a fianco alla mia. E sappiamo entrambi che tieni troppo a te stesso per farlo. E quindi ora faremo visita alla signorina Mason e a Spider-Man. Ma è un tipo di festa a cui si partecipa solo su invito.
Già. Addio. Zio Aro. No. Lascia quel tipo. È colpa sua se ci hanno catturati. No, io... Sapevo che lavorava con la Roxxon, ma non credevo che... mi avrebbe tradito. Non ci credo. Mi hai attirato in una trappola. Perché continuo ad ascoltarti? No, Finn. Deve esserci una spiegazione. Non credevo sarebbe andata così. Lascia perdere. Non possiamo fermarci. Stanno isolando le uscite. L'unica speranza è la sala di controllo. Dobbiamo passare le porte blindate. Qui c'è un pannello di controllo, ma serve energia. Vedo cosa riesco a fare. Fatto! Ecco la corrente. Accedo. Le saracinesche sono fuori portata, ma posso muovere i macchinari, come quella gru. Potrebbe essere utile. Do un'occhiata. Qui costruiscono motori per gli APC. Ehi, ora la gru è sopra al motore. Il motore. Ok, ho un'idea. Puoi riportarla sulla linea di montaggio? Sì, forse ho capito cosa hai in mente. Ok, questo laser dovrebbe attivare il motore. Ecco, il laser è in corto. Posso deviare la corrente. Il laser è andato in corto, ma funziona ancora. Serve solo energia. Vero, come faccio? Ah no, aspetta. Bene, la ragnatela fa da conduttore. Ai. È tutto pronto. Usa il laser. Laser in arrivo. Perfetto. Se sovraccarico il motore, è esplosivo. È un'esplosione così ci serve per distruggere le porte. Stai giù! Andiamo. Manca poco. Usciremo da lì. Dammi il tempo di aprirla. Ok. Io penso alle guardie. Senti, mai pensato di chiamarmi per dirmi che no, Spider-Man. Mai nella vita. Vi ho sputato. Dopo la morte dei miei genitori, Rick ha dovuto prendere il posto di... Non lo so, Rick. Pensavo mi sarebbe mancato avere un fratello. Ma c'eri tu. Finn, io... Aprite la porta! Non credo reggerà. Vai! Ce la farò, tu vai! Arrivano quelli là che possono vedere l'occultamento. Quei tizi con le luci sui caschi hanno un visore termico. Possono localizzarti anche quando sei invisibile. Stiamo investendo solamente per combatterci. Milioni di dollari esentasse, credo. Tu ripulisci il piano, io bypasso la sicurezza e ci apro una via d'uscita. Ho ancora accesso ai macchinari se vuoi spostare qualcosa. Non te l'aspettavi, scommetto. Occhio, ho visto qualcosa. Tutto bene? Sì, le ragnatele stanno bloccando la porta, ma la base è in allerta. Quindi attento. Giù, si va. No! 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 Ma dimmi che quello là è un occultamento, eh? Vai!
com'è la situazione. Non risponde, meglio controllare. Ultima chiamata, Spider-Man, arrenditi! Qualcosa si è mosso. Sanno che sei qui. Oh merda. Ok, comincia la festa. No! Oh yes! No! Sta ragazzo. Dovrò fermarti. Anche tu devi fartene una ragione. E se rivelassimo tutto sulla morte di Rick? Hai qualche prova? Perché nessuno crederebbe che siano due giustizieri mascherati. Deve esserci un modo. Esatto, sto filmato che voglio combattere contro il Rhino. George, grazie mille per il follow, benvenuto, d'ora in poi farei parte della corporazione. George, se ti va, visto che non lo posso mettere da nessun'altra parte, quello è il link se vuoi donarmi. Fabric 918, grazie mille, benvenuto, d'ora in poi farei parte della corporazione, bello. Ragazzuoli, se volete donarmi, basta che andate sul link e fate quello che volete. Gianara, grazie mille, benvenuto. D'ora in poi farai parte della corporazione. Ragazzuoli, se volete, donate sempre il link che c'è. Zedric, grazie mille, benvenuto. D'ora in poi farai parte della corporazione. Se volete, c'è sempre il link qui. Se volete donarmi. Andrea, grazie mille, benvenuto, d'ora in poi farei parte della corporazione. Scusate se metto sempre il link della donazione, però è l'unico modo per i nuovi iscritti. Lato, grazie mille, benvenuto, d'ora in poi farei parte della corporazione. Quanti follower, ragazzi? Mamma mia. Se volete donarmi,
Candia, benvenuto. D'ora in poi farei parte della corporazione. Ragazzuoli, se volete supportarmi, questo è il link. Pamela, benvenuta. D'ora in poi farei parte della corporazione. Ragazzi, se volete, link per donare. No, ragazzi, non ci posso credere. Quanti follow? B26C, benvenuto. D'ora in poi farei parte della corporazione. Questo è il link se volete supportarmi. Marlene, benvenuto, benvenuta. Farei parte della corporazione. Yodus, sei ragione. Guillermo, benvenuta. D'ora in poi fare parte della corporazione. Benvenuto. Mi sto inquietando davvero. Troppi follow. Se volete donarmi, premettete il link. Andate sul. Madonna, una. Vera Nice, benvenuta. Dio mio, quanta gente, raga. No, so bot. No, no, raga, so bot, eh. Darian, benvenuto. No, secondo me sono bot. No, raga, non è possibile, sono bot. Ma che cos'è sta cosa, raga? Ma che vuol dire? Scusami tanto. Ma quanta gente. Ragazzi, benvenuti comunque. Se volete supportarmi c'è il link per donare. Ok, ma raga, chi se lo aspettava? Ok, mi sto spaventando un po'. Un po' paura, sinceramente. Sì, sì, mo continuo a giocare. Sì, ho capito, però porca miseria, quanti follow? Benvenuti ragazzi, d'ora in poi fate parte della corporazione. Ma è una roba assurda, quanti follow? Raga, ma
Guarda che roba! Raga, mi sta esplodendo le orecchie. Ti giuro, mi sta esplodendo. Grazie, ragazzuoli. Benvenuti, d'ora in poi fate parte della corporazione. Madonna. Lo sapevo io. No, ma secondo me questi sono bot. Madonna, quanti ne saranno, mo? Eh sì, a parte che sto sempre coi numeri, nomi e numeri, nomi e numeri. E non lo so. Neanche... come dire... Come posso dire? Può essere. E chi è che... Come faccio a vedere chi mi raida? Grazie ragazzuoli, grazie. Se volete donarmi qualche cosa, cliccate il link in descrizione. Va bene, ma quanti sono? Ma sono troppi. Come faccio a contenerli tutti? Guarda. No, ma vabbè, continuerò a giocare però. No, scusate, scusate, raga, io lo so che volete vedere il gameplay, però... Adesso muto un attimo la live, ma perché voglio vedere... Cosa? 179 follower. Ma stiamo scherzando? No, vabbè, raga, è assurda sta cosa. 179 follower in una sera. Ma di che stiamo parlando? No, ragazzi, ma c'è qualcosa che non va. Cioè, guarda quanti follower. ...179 follower, raga. Ma chi cazzo se lo immaginava una roba del genere?
No, ma il troll, è il troll. Io sapete che faccio? Prendo tutta sta live e la metto su YouTube, perché è giusto così. Madonna, fra 179 follower così. Aspetta, lo so che non sentite il filmato, regà, però no, ma c'è qualcosa che non va. Porca puttana. Continuiamo a giocare. Che vi devo dire? Miles, dove sei? Però che passò? Assurdo. Cos'è quello? Assurdo. No, scusate, raga. Scusate, eh. Scusate, due secondi. Allora. Ora mi stai sentendo. Parla, saluta. Ciao. Ok. Quanti follower avevo io su Twitch? Ricordo. 9, 29, no? Vabbè, 28. Okay. Vabbè, te si vede un po' in live, però solo la mano, non ti preoccupare. Mm. Ok. A un certo punto mi cominciano a followare, ma te continuo, ok? Manco sapevo che... Vedete quanti follower c'ho ora? In una sera, eh? Stai rende conto? L'affilazione la chiedo, perché sto a 179. Ma voglia, ma... Guarda ancora, eh? Ma ancora stanno a venire, guarda. Un altro, vedi? 179 follower. Basito. Hey, scrivo agli abitanti di Harlem di fuggire. Prima, però scusate, raga, io devo disattivare le donazioni adesso, perché devo dirti una cosa. Perché non è possibile. Grazie per esserci sempre. Hey, mi dai una mano prima di andare? Contaci. Aspetta. Vorrei incrociare le attività dell'underground. Uffici dove può esserci il Nuform, magari violando le torri Oscorp o... Ci sono. Devo solo restringere un po' il campo. Niente male. Grazie, cosa? Devo sgranchirmi le gambe e poi uscire. No. Cioè, non capite, voglio proprio levarlo. Se no continuiamo così per tutta la sera, eh.
Ma a me donassero una volta, però. Che cazzo. 179 follower una volta che me donassero. Allora, ragazzi, io vi saluto perché e mentre chiudo l'app vi saluto. Ma è una roba assurda, ragazzi, non mi è mai capitato nella vita, neanche su YouTube. Ma com'è possibile? Intanto ne appare un'altra, guarda. Beh, scusate, raga. Le devo levare perché mi stanno facendo male le cuffie. Io vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. C'è ancora le donazioni, credi? E niente, ragazzi, ci vediamo domani alle ore 10 live su Twitch. Speriamo che questa cosa e poi all'1:30 di notte, mi raccomando, che vediamo i Game Awards, ok? Ciao, ragazzuoli. Assurda, guardate, se sente ancora musica, guardate. Aspettate. Non si sente bene. Vabbè. A domani, ragazzi.